Stealth Game è una tech demo di un gioco d'azione stealth sviluppato da Riccardo Ancona. Un videogioco stealth è basato sulla pazienza e sull'abilità del giocatore nel riuscire ad infiltrarsi in una base militare nemica senza attirare l'attenzione dei nemici stessi. I compiti principali del videogiocatore nell'avanzare all'interno della base consistono nell'evitare i combattimenti, minimizzare i rumori e far fuori i nemici con il favore delle tenebre, lontano da sguardi indiscreti. È possibile seguire molteplici vie per raggiungere uno stesso obiettivo, ciò dipende dal proprio stile di gioco. È possibile infatti evitare del tutto il contatto con i nemici, cercando di nascondersi dietro oggetti e/o procedendo nell'ombra. Oppure si può cercare di attirare i nemici in posti lontani dai loro itinerari standard di pattuglia, facendo rumore, ad esempio battendo la mano contro il muro o utilizzando armi non opportunamente silenziate. Si può anche disporre particolari oggetti lungo un percorso alternativo, come ad esempio delle riviste, per distrarre il nemico e quindi sgattaiolare via. L'uso delle maniere forti si rivela molto spesso controproducente. In caso il giocatore venisse scoperto, si ritroverebbe a fronteggiare un volume di fuoco al di sopra delle sue possibilità. Una volta attirata l'attenzione dei nemici, la cosa migliore da fare si rivela tornare a nascondersi, nell'attesa che le sentinelle interrompano le ricerche e, dopo un breve periodo di allerta, ritornino ai loro pattugliamenti standard. Per riuscire nella propria missione, il giocatore ha a disposizione numerosi tool. Il più importante di essi è certamente il radar, il rettangolino verde in alto a destra. Esso permette di visualizzare la posizione dei nemici, il loro campo visivo e il loro status di allerta. Lo status di allerta di ogni singolo nemico viene rappresentato dal colore del suo cono visivo, che può variare da azzurro, tutto tranquillo, a giallo, insospettito, al rosso, che indica l'allerta. Lo sfondo del radar, invece, fornisce informazioni circa il livello di allerta globale di tutti i nemici. Se è verde, la base nemica è ignara della presenza del giocatore. Se è giallo, la base nemica è in uno stadio di pre-allerta. Ciò significa che saranno presenti più guardie del normale, ma che non si riveleranno troppo zelanti nei loro pattugliamenti. Se è rosso, la base nemica ha localizzato il giocatore ed è impegnata nel dispiegare una maggiore quantità di pattuglie alla sua ricerca. L'intelligenza artificiale è un fattore altamente curato all'interno di questa technology demo. I nemici infatti rispondono logicamente ai comportamenti del giocatore, facendo attenzione ad ogni suo minimo rumore, alle sue impronte lasciate sul pavimento o alle macchie di sangue schizzate sul pavimento dopo un conflitto a fuoco. Inoltre, una volta colpiti o insospettiti, i nemici cercano un posto sicuro per chiamare rinforzi, che, una volta sopraggiunti, si organizzano in squadre di pattugliamento che deviano dai percorsi standard per cercare il giocatore nei suoi eventuali nascondigli. Il motore grafico, basato su color blending, è stato progettato per poter inserire all'interno del gioco qualsiasi tipologia di luci e oggetti con semplicità. Le luci dinamiche creano ombre in tempo reale, seguendo una pipeline simile a quella dello stencil buffer, mentre le luci statiche, che non possono reagire con l'ambiente, vengono renderizzate durante il caricamento della mappa su una light map, il tutto per rendere più snello l'intero motore grafico. Infine, è possibile modificare i parametri della tech demo direttamente dal menu in-game, abilitando la modalità di bug, che permette di modificare manualmente i parametri dell'intelligenza artificiale dei nemici e la loro resistenza. Inoltre, si può abilitare le cheats, come per esempio l'invisibilità o l'immortalità, per rendere la vita più facile ai beta testers e ai videogiocatori.
Grazie per aver seguito lo sviluppo di Stealth Game Technology Demo versione 0.46.